Ce soir, mes amis, vi guardate un film con me. Vi va? È uscito nelle sale il 1° ottobre e la vostra Comtesse voleva esserne ben informata prima di rilasciare recensioni. Come ho detto a mio maggiordomo Ambrogio, questo film non è proprio da Comtesse, ma lui ha insistito per proiettarmi privatamente il film dalla salle du château. Donc, le titre, in originale de Marchand, per gli italiani sopravvissuto, e la regia è di Ridley Scott. Gli ingredienti a prima vista, troppo buonismo, troppo chiasso, troppa leggerezza. Ma può essere l'effetto Hollywood a farmi dire questo. Del resto sono abituata a guardare edizioni introvabili di film francesi e ogni volta entrare nell'ottica americana non è facile per una Comtesse. Per non parlare poi di quella disco music, orrore, tutto il film siamo costretti a sentire quella roba. D'altro canto qui si percepisce anche l'ironia di Monsieur Scott e dunque diamo un punto in più per lui. E adesso andiamo alla trama, che ricordo essere presa fedelmente dall'omonimo romanzo di Andy Weir, che è stato anche sceneggiatore. L'uomo di Marte è un astronauta creduto morto dagli altri componenti dell'equipaggio durante la spedizione Ares 3 e ha a disposizione scorte di cibo, acqua e ossigeno per pochi giorni soltanto. Chiaramente se vuole vivere deve ingegnarsi in qualche modo. Come farà? Non posso rivelare il finale, bien sûr. Spoilerare, dite voi. Non lo farò, non vi preoccupate. Posso solo dire che alla fine la Cina è vicina. Mister. L'astronauta Mark Watney è interpretato da Matt Damon. Bravo garçon, lui e tutte quelle patate. Da Descenders, Jeff Daniels. Meglio in Newsroom, dove è burbero e talvolta politicamente scorretto. Tra i critici c'è chi l'ha amato e chi l'ha considerato un prodotto di un Monsieur Scott un po' sottotono. Il canovaccio fa di certo pensare a Castaway, anche se qui la novità è che ci troviamo a fare i conti con il sogno dell'umanità e conquistare lo spazio è una cosa che non sottovaluterei per calcolare il successo del film e soprattutto del romanzo originale. Il merito del film è stato quello di semplificare i tecnicismi del libro, ma l'equipaggio appare composto da personaggi poco definiti. Dunque la Comtesse dice come si come sa, ma apprezza la capacità di sognare le stelle. Donc, mes amis, au prochain rêve. Bonne nuit.